guardando a noi, voi vi scordate guai. A casa mia sta sempre confusione, ma insieme a noi va bassa depressione. Ben 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 in nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo e così, Signore, Signore, scansa, sono malaurie, Signore, proteggi a mia figlia, ai miei nipoti, a mio genere, a così, insomma. Ah, io sono preoccupata, Alessa. Ma che preoccupazione tiene, mamma? Ma chi l'ha voluto dormire qua? Ma allora questo non se ne va mai, sto malaurie, in casa nostra. Ha voluto dormire, se mi sono coccolata. Ha voluto solo un lenzuolo. E ce l'hai dato? Ma chi l'è venuta a redere da me? Mi scazza i fabbresi, chi le sa pigliato meglio lenzuolo che tenevi quello del mio corredo, proprio il lenzuolo da più di 70 anni. Io lo tengo caro. E poi che fa? Visto se ne fa, lascia lenzuolo. I pommi cocchi, il lenzuolo era malauria. Ma che le basta fare qualche lavatrice? 2, 3, 4, 5 lavatrici, una bella candeggina, rinda. Che ne se leva tutto cosa? Se leva pure un malauria. Ah, ma la pesta, pure in dolonzula, la secce. E che ne sa, Pim, il fluido di questo fino a dove arriva? Non esagerare, ah. Papà, che? Ma chi è quel signore? Zitta, papà, non lo guardare proprio, non lo guardare proprio. Ma come si chiama? Non si chiama, non si chiama. Ah, papà, quello è un portatore sano di malaugurio. E lo ciucciuetta lo per sfruttare cristiano. Non lo guarda proprio. Senti, papà, io ti devo dire una cosa importantissima. Dimmi, papà, che è? A scuola c'è un ragazzo che mi manda le lettere d'amore. Stai dicendo, papà? Voglio far finta di non aver sentito proprio. A 13 anni le lettere d'amore. Ma che sei pazzo, papà? Ma che sono queste cose? Quel ragazzo è bellissimo. Non si sa cosa. Che c'entra, è bellissimo. Bellissimo, bruttissimo, a 13 anni la pazzia ancora che il bambino è pupato. Non si pensa proprio a queste cose. Tu devi essere come tuo padre. Papà è un uomo di cristallo, tu devi essere una signorina di cristallo. Ma quella tutta la famiglia è bella, pure la mamma è bella. Pure la mamma è bella. Però poverina, si è separata col marito. La mamma? È bella? È separata? È una tua fan. Aspetta papà, aspetta, ragioniamo. La mamma è separata ed è bella. È una tua fan? Con i figli bisogna avere un dialogo. Bisogna. Il padre deve andare incontro alle esigenze di una figlia. Mamma è bella. È separata. Una mia fan. Parliamone a papà. Parliamone, perché all'età tua possono cominciare i primi amori, le prime passioncelle. Quanti anni ha la mamma? È più giovane di me? Sì. Oddio. Parliamone a papà. Parliamone. Tu c'hai il numero di telefono di questo ragazzo? Eh no, il ragazzo il cellulare non ce l'ha. Lascia morta, mannaggia. Come? Ma la mamma c'ha il cellulare, però. E tu ce l'hai il cellulare della mamma? Sì. No, ma papà. Guarda che papà, i numeri qua sono non li sa mettere, però papà, per controllare quando tu esci, per sapere dove stai, mi farebbe piacere, metti il numero della mamma qua sopra qua, in modo che se papà qualche volta torni più tardi, sa dove ti deve chiamare. Metti il nome della signora. Questo è il suo personale. Sì. Brava papà. Ma dobbiamo organizzare subito una bella cena, perché papà vuole conoscere questo ragazzo. Perché questo ragazzo domani, quando tu cresci, potrebbe diventare il tuo fidanzatino. E papà ti deve sempre seguire, quindi la prima volta che esci con questo ragazzo ti accompagna papà. E questo ragazzo lo deve accompagnare la mamma, hai capito? Usciamo io e la mamma e tu e il ragazzo. Guarda papà che sacrifici fa per te. E siamo noi un genitore così. Andiamo papà. Mannaggia. Vieni, vieni a papà, vieni. Ma perché state gli agnelli? Che è successo? Che c'è?
stiamo preoccupati. Mica cosa? Ma chi la seccia là, come si chiama? Si è venuta qua e sta prendendo un suolo mio buono, che io ci tengo tantissimo. Senti, sono l'uomo più superstizioso del mondo. A chi se ci vuoi la seccia, porto male. Ma mica te non lasci il corpo, che fa? Brucio lo zucchero. O lo zucchero si recupera, non preoccupate, mo becchi, mo becchi. Perché mai non fosse, perché mamma ci voluto fare anche così. Poi ci lavate pure per terra, e peccato a tra mano di noi sporca. Ha rapito un po' ci state per terra, state per terra. Buongiorno! 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 Che ama? L'artritismo? Non sapevo l'entità, sì. Non lo so perché. Che bello suono che mi ha fatto. Mi ha già suonato che stai venendo un cimitero. E tra una tomba e nata mi ha scritto un parere qui a materna. E questo siamo sulla terra. Sin mania. Questa è la vita. E figuriamoci la morte. Sta ancora a rischio. Pronto? Poi su sei, sì, sono chi? E altro, mamma è venuto a staccare, che è andata a Barbara un momento, per i prezzi, quattro metri di come? State preoccupati che vi fa presto? E perché? Non si fa più un matrimonio? Su sei, ma che è successo? Si ha buttato la sposa! Bravo! E che fa le condoglianze? Che te la i vaccinetti! Oscar, scusi, ma mi trovo a casa, ma faccio stessa a Barba, ti dispiace? Non lo, papà! Vabbè, ci veniamo a Roma! State d'accordo! Thank you.
mi chiamassi accanto, volessi un momento in tuo bagno. Sta fanno poco d'acqua. Va più saldo. Sai, tanto che si sta facendo la barba, pulito il salto di tuo bagno. E la porta che appena tra sei compagni. Grazie. Prego. Ma che è? Scusami, a chi sta la colpa? Se n'è andato? Ma che se ne è andato? Che se non si trova a cadere, manca se non cacciamo! Che è successo? Che è stato? Qui, curvità, niente, che l'altro si è tagliato tutta la faccia. Altro si è tagliata la faccia? Mannaggia, si è voglia. Lo spiro. Lovato, ti dico proprio, lovato. E non lo voglio, lo spiro, che fa un prezzo? I salvettini, ha capito. Vai. Tu, anima, ripezzandero. Saltattino. Oh, faccio, non ti preoccupare. Di morire. Vado, non devo una dopo. E ci si muove. Indocessa. Marone, tu sei rovinato, figlio mio. Prima di sull'ospedale. Vado a mettere tutto quanto. Vado. Lei. Corri, spetta la fuori. E hai l'ospedale. Corri, va presto. Io mi sto facendo sotto. Dai, ci fanno un momento per via. Ma chi se lo chiamiamo? Chi se la dai da casa mia? Se non dai da casa mia! Ehi, Oscar, ma si è fatto male assai? Gesù, chi ti sta morendo? Gesù, che si mangò padre! È stato che lo schiatta a morte che è venuto lì dopo bagno mentre mi stavo a fare la barba. Ma chi sei, Oscar Gallucca? Oscar, ma dove vai? Come a dove vai? Chi ti ha rovinato? Pizza, papà! A me prosciutto e funghi! Per favore, a me una margherita senza olio! Lo vado da loro! Lo vado da loro! Volessimo mordere e panzarotto! Ma da loro! Capite che stiamo parendo? Chi è? Ma dove state? Come? Siamo all'ospedale! È combinata così ad ospedale, eh? E chi va a portare la maglia? E chi la porta? Lui la porta a me! Volete che me la porti io? Tu, vuoi buttare la macchina? Ebbene! A così ci facciamo tutto un pugliaccio! Te lo vuoi aprire il sanitario? Te lo vuoi? Non ci portate l'ombrello per lo meno! L'ombrello? E che mi fa l'ombrello? Non sanno solo che spacca il prete! Oh, solo! E mi chiamate solo questo qua! E come si chiama? Questo è solo ingannatore, è solo l'acqua, è solo malata! Voi, mo cascite, trovate la patapata e l'acqua! Allora, tutto a posto? Ma che tutto a posto? Chi sta ancora in avenue? Hai la rossa? Beh, io non so chi sta. Io ho so chi che bene una roba. Mentre si facevano pochi, mi pigli le trasse a tempo col tuo pozzone e là ti guarda il cavallo.
Guarda qua. Allora poco facevo tutto cosa alla griglia. Tutto cosa alla griglia. E vedo che... Stai bene. Ma che bene, ma che bene. E che cos'è tutta questa roba? Un meron! Ma ci scusate ricette lì davanti! Oscar! Oscar, ma che ne fa? Ma vai pure zuppa! Pure zuppa, ma forse pure zuppa! Guarda, non so chi se, guarda, non so chi è, bella pessa! E parlare pure tu con Peppe! Ma già, non voglio parlare mai più con Peppe, non voglio parlare mai più! Mi si è arrivato all'ospedale, si è fatta la buina attorno a me, Oscar Di Maio, non facevo capore! Guarda, se io sono io, mi piace di troppo pazzesco! Mi dice il maritato, mi fa da cazzo! Mentre zitta! Mentre aspettavo, va per l'acqua, faccio caldo, fai così, fai presto, accidere, vieni lì da vicino, a fuori. Mentre aspettavamo, l'ambulanza, tutto a me, direte ci hanno lasciato, hanno dato la priorità, che andava loro, si legge noi. Arrivata l'ambulanza fuori per un soccorso, si per lui, hanno avuto i barrelli, si cornuto gli infermieri, si hanno scordato di mettere i fermo vicino al barrello, come hanno avuto i porti. È sceso che la coppa a barrello. E tu hai chiuso a fornire? Vuole a me! Vuole a me, mi ha spezzato la coppa! E vuole zucchista! Zucchini me l'ha preso! Buonasera dal vostro Oscar Di Maio. Mi sono scocciato e passato tutti questi guai. Ma fa piacere che a voi non assai. Ma se mi addormo mi scanso qualche guai. Buonasera dal vostro Oscar Di Maio. Speranno che vi ho divertito assai. Perciò se voi tenete qualche guaia, pensate a me, che ne tengo più assai. Buonasera dal vostro Oscar Di Maio.